Eccoci qua, buonasera a tutti, ben trovati, benvenuti a 442, a un altro bel weekend di sport da raccontare questa sera, dopo la mia incursione da Crudeli nella diretta dell'altra sera, che siamo, molti mi hanno visto, vi saluto anche da qua, perché può darsi che altre incursioni succederanno in futuro e non sarò sempre così tenero e dolce come l'altra sera, che sono stato abbastanza, a parte due o tre cose che ci sarebbero da dire, ma ne parliamo stasera in compagnia di, è tornato a trovarsi da Torino, il nostro caro amico e professor Pierluigi Vigo. Buonasera e benvenuto, ciao professore. Ciao Enrico, ciao Natascia, sono contento di essere tornato grazie, qui con grazie. Voi. Mi fa piacere. E noi siamo contenti di averla qua. Era una vita che non ci vedeva due anni. Dal 3 novembre del 2019. Ah, da quando si è poi dopo un mese scatenato l'inferno. Tre mesi dopo, due. Sì. Sì, che poi oltretutto il professore è esperto in materia sportiva, in materia giuridica, perché fa il docente all'università, relatore e non solo, però di tutte queste cose poi ci sono delle notizie qui da sapere, insomma, perché sappiamo sempre le cose che vediamo, ma non sappiamo mai i cosiddetti cavilli. Natascia, l'avete vista, è qui con me? Eh sì, buonasera a tutti, bentrovati a tutti. È stata ai Caraibi, è tornata oggi. Sì, a Las Montagnolas. Io vi dico, voi non vedete da dietro le quinte il cameraman. C'è il cameraman che ha gli occhiali appannati, c'ha i tergi cristallini che si muovono. Non, cosa guardi, Luca? La smetti di guardare? Fai le inquadrature serie. È tornato il nostro Ale Iannazzi, che non si sa dove è andato. Però come non si sa, lo sai benissimo. Bentrovati a tutti, ciao. Ciao, Iannazzi di Radio Nettuno Bologna 1. Bravissimi. E poi Lorenzo Cavazzini, direttamente da www.giovanireporter.org. Buonasera a tutti. Ho preso anche questo qua. Perfetto. Stasera sono partito, però... Oggi non sbaglia, Zazzo. Non sbaglio, no, vi dicevo, c'è stata un weekend di basket molto interessante. No, non è interessante per nessuno, neanche per Iannazzi, che nonostante tutto, dico tanto, domani fa una truffa la Virtus, invece non è successo. Ci sono tante cose che vi racconteremo, però la prima che voglio dirvi è, poi chiedo agli ospiti in studio che hanno visto la partita, il Bologna ha perso una partita che per un certo periodo poteva anche vincere, poi la poteva anche pareggiare per come si è messa, comunque grande prova, grande cuore. Però secondo me è frutto questa partita di tanti errori nostri che abbiamo indotto, secondo me, ad abbagliare gli occhi magari dell'arbitro, che ha visto una mano, un tocco, insomma ha visto delle cose che secondo me, se stavamo un pochino più attenti, potevano non capitare. Partiamo da Iannazzi, che non l'ha vista la partita, no, l'ha no, visto no, poco. Visto, l'ho vista. L'hai vista? Sì, sì, sì. E voglio sentire tutti. Per ultimo tengo il professor Vigo, così intanto, perché lui l'ha vista, cioè lui vista, guardava l'ho me. L'ho vista e come? Avevo in uno schermo me e in uno schermo aveva, no scherzo. Allora, Ianna, qui ci sono tante polemiche su sta partita. Sì. In realtà, secondo me, io ho visto una gran bel Bologna. Sì. Allora, secondo me, premesso che i due rossi, per dire, diciamo, i temi più discussi, no, per quanto riguarda la Moviola, non sono così fuori dal mondo, perché alla fine il giocatore del Milan era involato verso la porta, Sumarolo a terra, è vero che forse Skorupski poteva anticiparlo, però non lo sai, e secondo me lì l'arbitro ha fatto bene a estrarre il rosso, e l'intervento di Soriano è uno dei tanti interventi un po' esagerati del giocatore. Anche se non è fatto apposta, no, mi è no. sembrato un po' scomposto. Però è scomposto, c'è un fermo immagine che è, insomma, è abbastanza esplicativo. E poi comunque Soriano è anche un po' avvezzo a queste cose, quindi non è neanche la prima volta, no, che succede una cosa del genere. Per quanto riguarda il Bologna invece ha giocato una buona partita, nonostante appunto le problematiche che ha avuto. Sul 2-0 del Milan ho temuto che fosse una delle classiche partite 5-0, cioè, esatto, con le big in cui l'avversaria dilaga, ho pensato ovviamente alla sfida con l'Inter, poi insomma c'è stato quel autogol di Ibrahimovic che ha un po' ricaricato l'ambiente, il gol di Barrow che è in formissima, è tornato in formissima, quindi ci sono tante note positive, che anche lui ha fatto un errore clamoroso, sì, però sì, sì. Ci sono tante note positive, detto che comunque bisogna ricordarsi che il Milan era in grandissima emergenza, quindi bisogna anche prendere sulle pinze la buona prestazione contro una grande squadra perché aveva tanti assenti. Lorenzo, io ho visto un terzo gol del Milan, un gol impossibile. Chi gioca a calcio sa cosa vuol dire fare quel gol lì, prendere una palla che cade dall'alto, colpirla al volo perfetto, andare nell'angolino, passare da uno che...
cioè sembrava un film quello di Samu, a me mi sembra una serie di episodi che se li vai a inalenare uno con l'altro sembrava la partita perfetta per il Milan, però, e noi l'abbiamo giocata anche bene secondo me. Tu come l'hai vista? Io penso che se il Milan non segna quel gol, se Ben Nasser non prende quella palla in quel modo, e probabilmente è quel gol che succede ogni 10 tiri in quel modo, cioè anche il Milan non la vince, aveva bisogno, non ha giocato bene il secondo tempo, soprattutto penso sia stato il secondo tempo peggiore del Milan da quando è iniziato il campionato, e quindi il Bologna io l'avevo visto veramente bene. Poi Soriano da capitano non può fare mai un fallo del genere, il primo rosso anche secondo me ci poteva stare, insomma anche lì il difensore non si deve creare quella situazione. No, ecco, non era così, come ho sentito di così strano dare quell'espulsione lì, ci sono le situazioni create che inducono poi... Esatto. Secondo me sono errori del Bologna in partenza, poi la lettura, beh, il secondo rosso non c'è lettura, nel senso è un rosso diretto, un fallo anche se non intenzionale molto brutto che un capitano non deve fare, che un calciatore sa benissimo insomma quando fermarsi, secondo me per quanto non sia volontario, non sia cattivo in ogni caso... Troppo irruento. Professore Pierluigi, tu l'hai guardata tutta la partita perché ti avevo detto che era in onda, quindi... ho guardato la partita non solo perché sapevo che ho guardato quella partita, ho tifato rigorosamente Bologna, mi è dispiaciuto molto e avrei letto cosa ti ho scritto alla fine della trasmissione, ho visto veramente secondo me una grandissima prestazione del Bologna, ha dato tutto il cuore e tutta la fisicità che poteva dare. E la giudico una partita impari, perché comunque giocare 9 contro 11 e prendere poi il terzo e il quarto gol ci può stare, anche in virtù del fatto che sei in inferiorità numerica. Sì, dopo una partita incredibile, sì. Poi, perché arrivati a quel punto il quarto gol mai non conta più. Te cosa dici, Natascha? Te non l'hai Io l'ho guardata tutta. Anche quella? Sì. Questo weekend sono andata a Milano a guardare Inter-Juve a San Siro. Che anche lì, se vogliamo... No, dicevi, come l'hai vista? No, la partita te l'ho detto anche prima, insomma io sono meno tecnica rispetto a voi, però sicuramente è tutto partito da due grossi errori del Bologna, però io il primo giocatore non l'avrei espulso. Non l'avessi espulso. Insomma, 9 contro 11 diventa difficile. Io dico una cosa, allora, abbiamo giocato a calcio in tanti, secondo me Sumarossi è messo proprio male fisicamente nella marcatura del... Allora, il primo gol, quella bella palla che ha dato Ibrahimovic, palla persa da da Barrow e De Silvestri, che hanno fatto un 1-2 che palla scoperta, cioè erano tutti e due nella stessa linea, e tu in quel caso lì non puoi mai perdere palla perché non hai difesa, cioè l'esterno in quel caso, l'interno sono gli ultimi due, se perdono palla lì in mezzo si sono fatti infilare come due cavedani, come si dice a Bologna, il cavedano è un pesce tonto di lago tonto, ma anche di fiume. Si sono fatti infilare, Ibra ha messo una bella palla, ma Sommarosa si è fatto a raggirare in una maniera assurda, che è dovuto uscire Medel, ha fatto una diagonale, è stato anche sfortunato per la deviazione, però lì Medel ci ha dovuto mettere una pesca e gliel'aveva messa la pezza. Alle volte la deviazione va in calcio d'angolo, quella è andata in porta, perché quest'anno ci sono anche poi le giornate che nascono storte. Il secondo fattaccio si è fatto trovare su Marò un'altra volta, secondo me impreparato nella posizione, quindi è stato costretto a rientrare, voleva passargli dalla parte giusta, gli ha preso contro, l'uomo è lanciato verso la porta, come ha detto Iannazzi, non è detto che non era veramente una chiara occasione da gol, perché parlano di questa chiara occasione da gol, ma io sfido qualsiasi altra azione del genere, perché quella di Verona-Lazio, come è stato detto, quella di Verona-Lazio si vede Milinkovic che rallenta la corsa perché c'è già il portiere del Verona che rinvia la palla, quindi quello si vedeva che non era chiaro occasione da gol perché c'era già il portiere, ma la nostra non lo sai, ho capito che non la prendeva più l'attaccante, ma forse rimbalza contro la faccia del nostro portiere e ridiventa una... cioè da lì io faccio sempre questa domanda da tifoso del Bologna: se avessi subito un episodio del genere avrei voluto il rosso? Assolutamente sì, esatto. Perché c'erano gli standard per il cartellino rosso, quindi... quello che dicevo io oggi con qualche tifoso, io sono tifoso anch'io come tutti, però certe volte ci vorrebbe un minimo di obiettività, un minimo, non un massimo. Se noi a parti inverse succede una roba così, vogliamo il rosso tutti, tutta la vita, cioè non esiste. Quindi lo so che era il Milan, so che era Valeri che non vedeva l'ora, perché poi c'è da dire anche questo, cioè
sappiamo tutti quello che può capitare, chi è Valer, così, beh, si facciamo subito impallinare, che si vede, cioè lui non vedeva l'ora di vedere dopo, così quando finisce lui dice sono a posto, si vede la mano, si vede la gamba che tocca la mano, uguale su quello di Soriano. Sì, il Bologna non ha fatto vai nulla per essere, no, per scagionarsi, nel senso le ha cercate tutte per complicarsi, ecco, la vita. Questo è fermo immagine, lui Soriano, il Sommaro era dall'altra parte, quando è dall'altra parte è passato per venire lì, l'hanno guardato al VAR, al VAR hanno visto il tocco e lì non gli pareva vero, perché mi sono meravigliato che hanno chiamato il VAR, perché Valerio ha fischiato subito, deciso, giusto? Sì. E quante volte è successo che dice, beh, perché non è andato al VAR? Oh, ci sono andati subito e dopo l'hanno confermato, quindi io non me la sento questa volta, perché la prestazione del Bologna è stata di altissimo livello, secondo me, condita da queste 4-5 errori che ci hanno condizionato. Hanno condizionato, ed è un mio pensiero, non è che non sono diventato tifoso del Milan perché c'era Crudeli che l'altra sera gli ho anche puntato in faccia sul secondo gol, si faceva il gol Arnautovic, perché dopo sul due pari abbiamo avuto due occasioni nel giro di un minuto, certo. Quindi voglio dire, potevamo anche, ho parlato troppo, c'è la pubblicità, arriviamo subito. Ma cazzo, sono per l'area i biscotti. È che sono così buoni che io non glielo voglio dare subito alla Lara, un po' anch'io. Questo sa di tortellino, sì, di ma Macedonia, lei. Sono per l'area. Ho capito. Allora, va bene. Vieni, te lo do, vieni. Ma sono buonissimi questi biscotti. Questi biscotti di Bubi, ma chi li fa? La famiglia Rocchetta utilizza solo prodotti selezionati di alta qualità. Buoni, io me li mando tutti, tortellino, prosciutto, mele, ma sono buonissimi! Cazzo, ma sono per i cani! Ho capito, saranno anche per i cani, ma me li mangio tutti! Biscotti Bubi, solo nei migliori negozi di animali della tua città! Pasquale Penne ha aperto Bianco Farina per offrire ai bolognesi l'esperienza della vera pizza napoletana, verace come lui, con il cornicione in vista e con ingredienti genuini e selezionati, molti dei quali provenienti dalla sua Campania. Da 4 anni di apertura riceve la riconoscenza del Gambero Rosso e 50 top pizze categorie eccellenti. La passione e gli ingredienti di Bianco Farina fanno delle sue pizze l'eccellenza della tradizione culinaria. Bianco Farina, via Zampieri 36, Bologna. È bello canticchiare con vivacità, sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. Infatti, stavamo appunto dicendo, abbiamo letto un po' di messaggi qua e là, intanto salutiamo il nostro super barbiere di Siviglia, che poi certo, è Monte Samoggia. Franceschini. Mi dicono sempre in tanti, salutaci tanto la Natascia, dalla Valle del Reno, Brunaldigno, adesso mi sfuggerà qualcuno sicuro. No, ma mi salutano sempre Zacchini, anche sui social, il nostro Zac, il nostro notaio Andrea degli Esposti, salutiamo che ci sta seguendo. E poi salutiamo tutti, ma soprattutto io vi dico, andate a rivedere le immagini della partita e anche quella di Verona-Lazio facendovi prima 2 bicchieri di vino o una camomilla. Rilassatevi e andate a riguardare, perché io che sono super tifoso non l'ho vista come l'avete vista voi. Se voi rimanete dalla vostra, rimanete dalla vostra, io rimango dalla mia, non mi convincerete mai, né con tutti quei frame, perché è clamoroso l'oro che avevamo in mano che mi hanno cacciato via. Sono 2 errori di Mark. Ecco, quando tu dopo vai a rivedere questa qui, come l'arbitro secondo te, lo chiamano al VAR a vederla, cosa dice? No, niente, proseguiamo? Ammonisci? Una caviglia piegata. Gli dà anche un giorno di imprigione. È impressionante, ma non l'ha fatto apposta sicuramente, però ha sbagliato a entrare perché è entrato in maniera irruenta.
Cioè l'irruenza nel calcio viene ogni tanto, sei frustrato. Un calciatore di Serie A però dovrebbe sapere appunto quando ma fermare. Lì era sotto pressione. È il tema pressione. Giuridico della colpa, cioè anche se non hai la volontà. Tema giuridico della colpa, ecco professore. Sì, diciamo che io ho visto il Bologna che ha iniziato a innervosirsi dopo la prima espulsione. Che ci sta. Ci sta tutta. Quei 20 lì hai detto una cosa giusta che avevo notato. Anche quei 20 minuti successivi alla prima espulsione potrebbero aver cambiato anche il buon esito della partita. Però andare a interpretare la tipologia di fallo e quant'altro, l'irruenza, come si diceva prima, tutto ci può stare anche nei giocatori professionisti di Serie A, perché come anche giustamente diceva Enrico, sei sottoposto a una pressione tale che devi in qualche modo cercare di fare il possibile per salvare il risultato. Esatto, sembrava quasi un attacco di frustrazione in quel momento, perché ecco, io l'ho detto anch'io in diretta, ho detto mi sembra di vedere la squadra, c'era anche Arnautovic che gli è scesa la catena, c'è stato un 5-10 minuti che era in follia, si è fatto ammonire perché era là che poi aveva ragione anche lui su quella mezza gomitata, lì si poteva succedere. Nel primo tempo erano molto molto accesi. La gomitata è stata, cos'eravamo già sul 2-0? Non credo. Non mi ricordo, però comunque ci sono stati qualche episodio sicuramente, una munizione in più piuttosto che una munizione in meno, non lo metto in discussione, però l'economia della partita, Iannazzi, io l'ho vista bene tutta. Alla fine potevamo anche portarla a casa se eravamo più scaltri, forse. Tra l'altro noi col Milan in casa abbiamo perso anni fa in 11 noi contro 9 loro, esatto. Se non sbaglio, che segnarono il contropiede, bravo, con De Lozzeo. Quindi sì, le partite col Milan in casa non sono sempre fortunate, esatto, per il Bologna. Loro erano in 9, noi eravamo in 11, siamo riusciti. Ma se lui là non pesca quel gol lì, come si chiama? Là, che poi Benacer, che aveva fatto schifo tutta la partita oltretutto. Sì, lui non è. Cioè, ha fatto sta pera qui con una palla che viene giù dal cielo, che colpirla perfetta così è anche proprio il gol della settimana, questa qui. Cioè, voglio dire, un gol così da tre punti. Ibrahimovic non ha giocato, non c'era. È stato un vantaggio per noi, poi dopo, vabbè, quello che è successo dopo. Tu, Enrico, eri in trasmissione, ricorderai certamente cosa ha detto Ferri in diretta. L'ha detto due o tre, devo fare assolutamente i complimenti a Pioli per come sta gestendo, esatto, la partita. Poi però sul 2-2, sul 2-2 non ha detto poi niente, no. Devo fare gli stessi complimenti. Però devo ammettere che sia Crudeli che tutto lo studio, anche il collega di Juventino di Torino, ha detto grandissima prestazione del Bologna, certo. Sì, il sì. Milan è inesistente, si meriterebbe di pareggiare o di perdere, perché il Bologna sta facendo una partita suntuosa, a parte quegli errori che abbiamo parlato. Io mi sono meravigliato, perché di solito avrebbero parlato, invece anche lo stesso Crudeli, che ha sbroccato due o tre volte, ha parlato proprio a segno, perché voglio dire, si vedeva la partita, eravamo partiti forte prima del primo gol. Stavamo giocando bene, non avevamo fatto grandi cose. C'è stato quel colpo di testa di Theat che su corner, se non sbaglio, che insomma non è dato lontanissimo. Ma quello prima, all'inizio proprio della partita. È un bel difensore, tra l'altro, a me piace molto. No, infatti, secondo me abbiamo dei giocatori. Lui si è presentato, Dominguez mi fa impazzire. Theat è entrato già nella parte. Adesso giovedì col Napoli, che non ci sarà Soriano, chi gioca? Vignato o quell'altro? Viola? No, trequartista Vignato. Viola secondo me l'hanno preso per stare nei tre dietro. L'hanno preso per stare dietro, però... Nei tre... Beh, Vignato, io gli darei spazio a Vignato, poi magari ne parleremo anche dopo della partita di mercoledì, però... Ma ne possiamo parlare anche adesso? Per sì, Vignato secondo me, per quello che ha fatto vedere quando è entrato, si merita un'occasione di giocare titolare, anche perché diciamo sempre i giovani devono giocare, poi lui insomma davanti Soriano, che è un giocatore che non può mancare nel Bologna, quindi questa è un'occasione per lui. La partita con Napoli sarà difficilissima, perché però Napoli... dopo ne abbiamo tre meno difficili. Ne abbiamo tre meno difficili, sì, sulla carta sì, però c'è il Cagliari che comunque deve far punti, perché è vero, ha trovato la prima vittoria settimana scorsa e Mazzari insomma ha trovato ossigeno con quella vittoria, però non ha una bellissima classifica. Lo stesso vale per la Sampdoria, che esatto. Venezia ovviamente deve provare a far punti quando può, quindi sono sempre partite difficili. Sulla carta affronteremo avversarie inferiori a noi, secondo me, però abbiamo visto che poi il Bologna, anche quando
affronta squadre inferiori non è detto che è al 100%. Diciamo Lorenzo che il Bologna non lo sappiamo mai, che può farti una partita incredibile come te ne può fare una che prende 5 gol da sì. Alternare in questo momento, però mi sembra di essere in una fase di salita, o no? Come era impensabile il risultato con la Lazio, la partita col Milan ad esempio è stato, cioè sul 2-0 sotto con l'uomo era impensabile che il Bologna facesse una partita così bella, invece secondo me è stata l'uomo in meno, i giocatori in meno sono stati quasi un plus per il Bologna, quindi non so con la Samp o con il Venezia oppure col Napoli, ovviamente partendo sfavorita magari riuscirà comunque a dare qualcosa in più. Il Napoli vola al momento, Spalletti ha dato veramente una nuova vita a una squadra che comunque stava facendo difficoltà, e invece insomma venivano... con Mourinho non c'è saltato fuori però. No, però comunque insomma sono fatto 8 vittorie, un pareggio, sono carichi. Il Bologna penso possa giocare. Solo che il Napoli a noi ci teme, ragazzi, perché negli ultimi anni gli abbiamo fatto 2-3 storicamente sì. Che loro hanno paura, è chiaro che hanno paura che andiamo là, infatti noi andremo là a molestarli, perché oltretutto adesso mi sembra di aver visto una sfrontatezza interessante anche in Barro, finalmente un Barro parte l'errore però ha fatto un gran gol, insomma noi siamo là davanti, Arnautovic a me mi fa impazzire perché anche se non fa gol da solo mette sotto scacco tutte le difese, esce, prende palla, si fa trovare, poi è chiaro che è stanco, era stanco per dare la zampata finale perché era cotto duro, però ne avessimo avuti di questi giocatori, però attenzione, facciamo un attimo, scartiamo l'argomento che con un piccione prendo due, come si dice. Cosa fai Natascia tu adesso? Adesso nulla, ma martedì, cioè domani pomeriggio, vado a giocare a paddle. Ma avete convinto? Ti hanno incastrato col paddle? Sì, comincia. La Patrizia e la Letizia, che oggi non sono presenti, ma che salutiamo. Patrizia, mi hanno Letizia convinto. E Natascia, esatto. Non sono di lingua. Quindi andrò a giocare a paddle e proviamo questa esperienza. Ecco, così dopo mi dirai bene, però esatto. Proprio perché il paddle ha un inquadramento giuridico sportivo, credo, non lo so, è uno sport, è un gioco, è un business, a livello olimpico riconosciuto, tutte queste cose qua. Professore, tu che te ne occupi, che cos'è il paddle in realtà? Perché poi nel mondo ha forse qualche, in Italia forse no. Allora, in Italia il paddle è uno sport riconosciuto, e a livello normativo è regolamentato dalla Federazione Italiana Tennis. È un po' come la FIGC nel contesto del calcio a 5 rispetto al calcio a 11 che conosciamo tutti noi. Quindi a tutti gli effetti è uno sport, non ci sono ancora al momento i presupposti certi perché questo sport venga inserito nelle prossime Olimpiadi, però diciamo i progetti sono più che ottimi. Tra l'altro il presidente della Federazione Internazionale, e non parlo della Federazione Tennis, parlo della Federazione Internazionale Paddle, è un italiano, Luigi Carraro, che lo sta lanciando tantissimo. Teniamo presente che questo sport è già si sta già praticando in ben 95 paesi del mondo. È divertente, è un'alternativa al tennis, ci si stanca molto e vabbè, poi tu sai che noi qui abbiamo le ragazze del padel femminile, del movimento padel femminile quasi tutti i lunedì, e nei prossimi giorni avremo uno dei, il nome adesso non me lo ricordo perché tanto io quei nomi, però è uno dei massimi esponenti del movimento padel in Italia, quindi ecco. Non so, potrebbe essere il nome che mi ha detto, ma non so se quel nome è lì perché me l'hanno detto, ma io purtroppo ho un'età che con i nomi. Stasera ho chiamato giusto anche Lorenzo Cavazzini, l'avrei chiamato Cavazza Lorenzini l'altra volta. Caro professore, comunque il padre dice che potrà arrivare, sì, a livello olimpico. Ci arriverà, secondo me. Teniamo presente che molti imprenditori che investono sullo sport stanno investendo anche nella costruzione, comunque anche solo nella gestione, anche su da noi, nella gestione degli impianti sportivi che possono appunto ospitare i campi da padel. Bologna l'hanno invasa, Roma è invasa, sì, sì. A Torino sì, anche lì anche, si gioca. Anche. Certamente, sì, sì, sì. E oltre a essere una moda, comunque ormai possiamo usare la frase, ha preso piede alla grande il padel. Bene, bene, bene. Quindi ti toccherà studiare tutte le regole anche lì adesso, fra un po' dovresti tornare a parlare di queste cose.
Cosa è successo ieri con la moto, Natassia? È successo che ieri è stata una giornata molto importante per noi, perché il nostro Valentino Rossi ha salutato la sua carriera, ha concluso la sua carriera ha a Misano, due l'Italia, a casa, quelli contro e quelli quindi, a favore, però... Beh, comunque sai, Valentino Rossi ha vinto 9 titoli mondiali solo. E l'Italia può solo essere orgogliosa, secondo me, al di là delle polemiche, esatto, o delle simpatie personali. Ieri ha fatto un super saluto a casa, a 10 km da casa sua, dove i colleghi anche l'hanno salutato mettendosi una maglietta con scritto grazie, perché secondo me comunque è doveroso ringraziare il dottor Rossi per tutto quello che ha dato al motociclismo negli ultimi anni. I tifosi carichi come delle molle hanno fatto una bellissima coreografia e a fine gara, dove tra l'altro partiva se non sbaglio per ultimo, è arrivato decimo, ha lanciato il casco in mezzo al pubblico. Io intanto sono stato a Tavuglia nel suo ufficio, sono entrato proprio nel suo ufficio che c'ha la moto dentro parcheggiata nel suo ufficio di Cristallo, sono stato dentro l'azienda, bellissima, tutti i ragazzi giovani, un sacco, mi fa molto piacere, ha creato per il territorio, ha creato una realtà importante, ha dato a lavorare un sacco di gente. Cosa vuoi aggiungere, Iannacci? Beh, cosa c'è da aggiungere su Valentino Rossi? Okay. Per me è stato uno degli idoli sportivi, parlo a livello personale. Era come Tomba nello sci, una volta c'era Tomba nello sci, Rossi nella moto. Io credo che a livello anche proprio di immagine lui abbia rappresentato l'intero movimento della MotoGP non solo in Italia ma a livello internazionale, e credo che in Dorna siano un po' tristi nell'abbandonarlo, infatti hanno cercato di tenerlo, no, nel circuito facendolo entrare, facendolo entrare anche in MotoGP l'anno prossimo con la sua scuderia in accordo con la Ducati, quindi sarà sicuramente un volto anche del motociclismo in futuro. Poi c'è da aggiungere anche che ieri comunque Quartararo ha vinto il mondiale, esatto, che è anche una notizia importante, quindi insomma è stata una gara bella a 360 gradi. Peccato per la caduta di Bagnaia, ma insomma io l'unica cosa che mi sento di aggiungere su Valentino è che, come abbiamo detto, si è già detto insomma per Baggio o altri grandi sportivi, insomma non sarà più domenica, da questa domenica non sarà più domenica. Tra l'altro il ministro degli esteri Di Maio l'ha premiato, No, però ha ragione, la carriera. Cioè, come qua adesso voi siete giovani, io e il professore ce lo ricordiamo, quando c'era Tomba, ragazzi, la domenica tutto il mondo, tutta Italia guardava lo sci. Tu pensa che la mia professoressa a scuola, mai più visto una gara, la mia professoressa a scuola interrompeva le lezioni e si andava in sala video a vedere la discesa di Alberto Tomba. Si interrompeva tutto, si fermava l'Italia, uguale succedeva quando c'era, chi è che non si ricorda Guido Meda, le follie di Guido Meda, che sbroccava, cioè sono cose che mancheranno, che vi piaccia o no, io lo so che là ci sono quelli che ce l'hanno con Rossi come ce l'avevano. Niente, Rossi è buono e chi lo contesta non lo è. Pubblicità e ci vediamo fra un po'. Tra impasti di farina, uova sbattute, patate da friggere, tra bistecche, cotolette alla bolognese, spezzatini e storici dolci, la Giovanna a Medicina, con a fianco il figlio Claudio e le nipoti Clarissa ed Eleonora, portano avanti la tradizione emiliana. Ora, anche nel rispetto della salute, con l'esclusivo dispositivo filtrante d'aria a zero batteri. Vi aspettiamo per assaggiare i nostri menù anche nel mega gazebo all'aperto, trattoria Pizzeria Giovanna, via Fava 184, Medicina, Bologna, 051 857 457. Continuiamo il servizio di consegna a domicilio in tutta la provincia. Maresca e Fiorentino raddoppia. Oltre alla rinnovata sede storica di Borgo Panigale, da oggi è presente con un nuovo showroom a San Giorgio di Piano, con l'outlet di auto a chilometri zero e aziendali del gruppo FCA, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth. Maresca e Fiorentino, a Borgo Panigale, in via Marco Emilio Lepido, e a San Giorgio di Piano, sulla via Galliera. Telefono 051 641 98 11. Sul web marescaefiorentino.com. Giorno vi
risuoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60. Un piacere da ascoltare. Tra impasti di farina, uova sbattute, patate da friggere, la Giovanna Medicina porta avanti la tradizione emiliana. Vi aspettiamo per assaggiare i nostri menù anche nel Mega Gazebo all'aperto. Via Fava 184, Medicina, Bologna, 051 857 457. Eccoci di nuovo in onda, fra un po' parleremo anche di basket, però prima di entrare in questo bel weekend cestistico, volevo chiedere al professore, quando ce l'ho, ne approfitto anche per dare un po' di nozioni, perché sennò qui parliamo sempre di tante cose e in realtà non si sanno. Ci sono delle nuove regole nel futuro del gioco del calcio, professore, e dimmene un po' qualcuna. Allora sì Enrico, sono al vaglio dell'IFAB che... come molti sapranno è un'associazione interna alla FIFA ma completamente indipendente. L'IFAB si occupa solo ed esclusivamente di regolamenti. Ora nel mese di luglio 2021 c'è stato un torneo per squadre under 19 dove hanno partecipato PSG, Eindhoven, Lipsia, Bruges ed altri, dove si sono appunto testate queste probabili, sottolineo, probabili future nuove regole che vanno un po' a rivoluzionare tutto. La più bella qual è? O la più brutta? Allora, se la regia vuole... Ecco, ecco. Allora, abbiamo... Dividere la partita in due tempi da 30 minuti. Qui ci si vuole avvicinare tantissimo al basket. Teniamo presente questo dividere la partita in due tempi da 30 minuti fermando il gioco ad ogni interruzione. Gioco effettivo quindi. Gioco effettivo, sono quindi tanti. Per assicurare un minutaggio effettivo. Ora bisogna però poi vedere il minutaggio effettivo quanto impatta sulla durata totale della partita. Ripeto, è stato un test, però l'IFAB sta prendendo in considerazione di inserire proprio il vero e proprio cronometro che si stoppa nel momento in cui l'arbitro fischia. Ma ti volevo dire, questa slide che abbiamo visto di questa nuova regola è già stata approvata. Comunque. Sì, sì, nel luglio del 2021 okay, in questo club, in questo torneo che si chiama Football Future Club, appunto Football Future Cup, che è un torneo per squadre Under 19. Iannazzi, secondo te il calcio potrà diventare come il basket? Sarebbe una ottima cosa perché tanti sport hanno il tempo effettivo, anche il football americano ha il tempo effettivo. E anche il rugby? Il rugby non lo seguo moltissimo. Non lo so, credo sincero. Anche il rugby. Comunque, sì, credo sia bellissimo anche perché, se riusciranno a farlo, anche perché insomma siamo un po' io sono un po' stanco di vedere tutte quelle partite. Le meline. Giocatori stanno a terra. Un raccattapalle non ridà la palla, cioè elimineresti tutte queste robe lì. Sì, sono quelle cose che oramai Lorenzo, sono un po' stancate. Io non sono troppo d'accordo invece perché, cioè, ad esempio mi sembra una cosa molto americana, l'americana. Io so di amici che sono ad esempio adesso in America, che stanno guardando partite di college e l'hanno proprio un modo diverso di vedere le cose. Ma nel calcio di college usano già il tempo effettivo? Hanno proprio delle regole diversissime da quelle italiane e mi raccontano, io non riesco a non storcere il naso. Può essere un cambiamento, i cambiamenti di per sé all'inizio magari sembrano traumatici, poi si possono rivelare interessanti. La seconda slide, se adesso la seconda slide è la possibilità di apportare sostituzioni illimitate, quindi nel corso della partita si potranno forse sostituire fino a 11 calciatori. Quindi due squadre. Teniamo presente una cosa che non funzionerà come nel basket, dove chi viene sostituito può rientrare. Chi viene sostituito viene sostituito. E va a fare la doccia. Va a fare la doccia, finito. Quindi rispetto ad oggi che si possono appunto fare, allora, in momenti di normalità, tre sostituzioni. Quest'anno è stato confermato che se ne possono fare cinque. Le partite che arrivano ai tempi supplementari possono fare la sesta sostituzione. Qui si parla di una rivoluzione, oserei dire, totale, perché
perché cioè, dagli anni 60 che non si faceva zero sostituzioni, qui andiamo a fare tutte, la possibilità di apportare sostituzioni limitate. Cosa ne pensate? Io qua non sono d'accordo, perché già le 5 sostituzioni secondo me hanno ampliato il gap tra le big e le piccole, cioè le squadre che più soldi, possono avere una panchina lunga e fare praticamente cambiare 11 giocatori credo sia infattibile, e credo che appunto metta veramente da parte le piccole squadre. Sì, quello ammazzerebbe le piccole squadre, credo. L'ha detto anche la Natasha. Ma sì, ma è chiaro, diciamo che ieri non è che si vuole proprio uno scienziato. Ad esempio, ieri stavo guardando la partita di calcio internazionale United-Liverpool. La panchina, ad esempio, dello United è un'altra squadra, quindi fare questo tipo di cambi mi sembra esagerato anche a me. Cioè già nel calcio a 7, nel calcio a 5 ci sono i cambi limitati, ma appunto si può poi ritornare in campo, è una cosa diversa. Ma lì la squadra che ha molti, non so, un Inter, un Manchester, un Paris Saint-Germain, fa tre squadre, prende i più buoni che ci sono, vince tutto. Anzi, certo, diventa un vantaggio anche nella Serie. Ma te parli di Italia però, non di UEFA. No, io parlo di FIFA. FIFA, perché cioè l'IFAB, dire anche a livello mondiale. L'IFAB lavora per la FIFA. Quindi potrebbe succedere in Champions. Sì, potrebbe, certo, perché l'UEFA è una affiliata FIFA. Beh, allora scusami, il Paris Saint-Germain vince la Coppa dei Campioni dopo, li compra tutti. Vedrai che... Ecco, una precisazione. L'IFAB è composto, come dicevo prima, solo da 8 membri. 4 sono nominati dalla FIFA, gli altri 4 sono 4 dirigenti che arrivano dal Regno Unito, quindi Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Questo sta a significare la supremazia che c'è proprio nel contesto Regno Unito a continuare a mantenere regolamenti che più si addicono alle squadre che compongono le formazioni del Regno Unito stesso. Da dove dicono che è nato il calcio. Ultima slide e poi dopo facciamo un excursus nell'altro sport. Allora, esecuzione delle rimesse laterali con i piedi. Allora, quindi diventerebbe pericoloso anche una rimessa laterale, perché una rimessa laterale battuta bene diventa sostanzialmente un calcio d'angolo. Esatto. Io ho approfondito, non si può tirare in porta, quindi di fatto bene, è una rimessa laterale che diventa sostanzialmente un cross per il centro dell'area. Allora io dico, poi chiedo ai ragazzi qua in studio, chi gioca in Serie A ha i piedi buoni. In molte squadre sono tanti giocatori col piede morbido, diventa dopo, da ogni posizione tranne che dalla metà campo in su, diventa un cross, che c'è i piedi buoni e ti fa dei cross pennellati, diventa, cioè il calcio d'angolo non serve più dopo, diventano tutti calci d'angoli o no? Ah sì, sicuramente ne gioverebbe forse lo spettacolo, perché avremo magari più occasioni da gol. Non lo so, è la prima volta tra l'altro che la leggo. Anch'io. Questa, si velocizza e teniamo presente che nel calcio a 5 già si rimette, esatto, con i piedi. Sì. Però potrebbe essere interessante proprio per... Ma nel calcio a 5 si rimette con i piedi, ma il campo è piccolo e non hai una visione. Mi viene da pensare a 5 metri dalla bandierina, quando fai quelle rimesse laterali lì, no? Che ci sono qualche giocatore, certo, che alla rimessa lunga e arriva in area, ma col piede la fai liftata, la fai a rientrare, la fai uscire, cioè crei un nuovo giro, potrebbe anche essere una novità come schemi. Io non lo so, esatto, io non come so palla inattiva. Quello che mi chiedo appunto è, perché comunque le rimesse laterali tendenzialmente sono veloci, quindi nel momento in cui si può battere coi piedi, dopo si dovranno disporre delle barriere, si dovranno disporre i giocatori in modo che comunque non sia appunto un calcio d'angolo, cioè come nei calci d'angolo ci si dispone o nelle punizioni, dopo, cioè, mi sembra che rallenti tutto il gioco in questo modo. Sulle barriere non se ne parla nell'ipotesi della nuova norma. Esatto, chiaramente può essere un cross, può essere un rasoterra, può essere qualunque cosa. Comunque sono ovviamente delle cose anche interessanti. Ultima cosa importantissima sulla rimessa laterale, che la si può effettuare provando a lanciare se stessi. Quindi se io faccio... Me la tocco e ci corro dietro. Sì, cioè me la tocco e ci corro dietro. Addirittura. Un'altra domanda interessante sarebbe capire se a quel punto mettono il fuorigioco su rimessa. Perché adesso c'è il fuorigioco su rimessa laterale. Esatto, ragione, bella domanda. Se con la tiri coi piedi, dopo puoi lanciare un giocatore che è in fuorigioco. Fammi pensare, se tu perché la palla entra in gioco dal momento che tu la colpisci coi piedi.
con i piedi o con la testa. Attualmente con le mani puoi servire anche un giocatore che è in fuorigioco. Sì, certo. Con le mani però. Se, esatto, se mantengono l'assenza del fuorigioco, come non credo faranno, non credo, perché no. Sennò, anche con le rimesse coi piedi, dopo tu puoi volendo lanciare un giocatore che è in fuorigioco anche di 30 metri davanti alla porta, quindi sì, credo come, che quello lo toglieranno. Come io ho scoperto da poco che ad esempio c'è stato il calcio d'angolo, su calcio d'angolo il fuorigioco nell'Italia, agli europei, sì, sicuramente non possono, anche il fatto di lanciarsi mi sembra una cosa quella che ti autolanci, non cioè, so fino a che punto è un vantaggio, perché sì, il difensore si mette, però se devi velocizzare, sei molto in avanti, sai, adesso devi aspettare comunque un compagno, già, tendenzialmente il gioco va ti indietro, ti fermano un contropiede, sei uno contro uno, velocizzi, te la lanci da solo, ci corri è tutto, dietro, sarà un, accettare un calcio, sai, perché sono tutte diverse regole che se dovessero diventare realtà renderebbero il gioco del calcio molto più dinamico. Ho una domanda, ulteriormente dinamico, sono sì, in vaglio tutte e tre? Non sono in vaglio, ce ne sono mi sembra ancora due, però non so se Enrico le vuol fare vedere adesso o più tardi, ne facciamo una adesso, un'altra, ma sono, le accetterebbero insieme oppure una sola? No, potrebbero entrare in vigore a distanza di tempo l'una dall'altra. Ancora una al slide, vaglio ci sono queste, ancora una slide alla regia, poi dopo passiamo al basket. Ecco, in caso di cartellino giallo, sospensione di 5 minuti per il giocatore ammonito che sconterebbe la sanzione a bordo campo. Dove c'è pure? È nel pallanuoto. Non mi veniva. E quindi hai superiorità numerica. Una volta rientrato non avrebbe più il cartellino giallo? No, è sempre ammonito. Ah. Continuerebbe a essere ammonito, ma qui si tende a penalizzare la squadra del giocatore che ha commesso il fallo, perché in quei 5 minuti giocherà 10 contro 11. Esatto. Ma giocherai è cumulativo, cioè nel senso se una squadra nei 5 minuti prende 3 gialli, come è successo ad esempio col Bologna, si trovano in 8. Si trovano in 8 in campo. E mi sembra che ci sia nel calcio 5 col rosso o sbaglio? Non lo so. È perché mi sembrano comunque regole che siano state prese appunto dal calcio 5, calcio 7. Che sono tutte cose interessanti che nel futuro del calcio qualcuna sì, qualcuno no potremo trovare, perché il professore lui le studia, quindi ovviamente sono tutte al vaglio e tutte pronte per essere magari sviluppate. Intanto andiamo un attimo a sentire dalla regia se ci abbiamo con noi, eccolo qua, ecco. Riccardo Consolini di Radio 1909, ciao Ricky. Abbiamo parlato fino adesso di calcio e di altro, vogliamo sapere il basket, perché vedo Iannacci stasera che non ride come sempre, capito? Almeno siamo pari. È vero, noi abbiamo trovato Milano, vabbè, nessuno sa, però c'è stato un risveglio della squadra. Ma che anche voi dovete dormire poco, cioè dovete ridere poco, che abbiamo perso a Napoli. Lo so, l'hanno fatta apposta per me, Ricci, te lo dico. È vero, l'hanno fatta apposta. Comunque a me mi piacerebbe parlare di nuove regole del calcio, le prime due mi piacevano molto, le altre due. Ma infatti è interessante l'argomento, è interessante, solo molto. Che bisognerebbe farne, cioè bisognerebbe parlare una sera, mezz'ora solo di quello, magari. Però è interessante, ne riparleremo. Sì, i cambi di regole ci sono anche nel basket, ci sono anche problemi arbitrali e forse qualcuno a Napoli non credo, però a Paradozza qualche problema con gli arbitri c'è stato, tant'è che è arrivata una multa di 2000 euro alla società per insulti mirati a due tesserati della squadra avversaria, che chi saranno mai, Ricci e Messina, e schiamazzi nei confronti degli arbitri. Non è tutto da buttare in questo primo inizio di stagione, perché comunque da quando è arrivato Martino la squadra si è svegliata un attimo. C'è stata la vittoria con Pesaro, bene, la prima era stata la sconfitta con Cremona, adesso ci sono state queste sconfitte con Brindisi e Milano, con il nuovo play che ha dato, diciamo, un certo ordine in più alla squadra, però non è tutto rose e fiori, perché la classifica piange e piange parecchio, lo ricordava bene Ianna prima, e la Virtus è andata a perdere con quella che in teoria poteva essere una concorrente per la salvezza della Fortitudo, si è svegliata quindi Napoli, si è svegliata Brescia e noi a Brescia andremo a giocare la prossima partita, che sarà discretamente importante, anche se è solo una delle prime giornate. E solo una vittoria nel basket sono due punti, però sì,
Non possiamo star sereni, non possiamo star sereni mai, noi Fortitudine in generale, anche la società. Mai stati? Noi non lo siamo mai stati. Ci stati, esatto. Negli ultimi anni soprattutto. Perché comunque si parla di cambiamento a livello di squadra, di roster, e soprattutto sul lato Malachi Richardson, che occupa un determinato ruolo non solo in campo ma anche a livello di identità di squadra, che è quello dello scorer, e non sta facendo tanti punti, l'abbiamo visto con Milano, stava finalmente giocando bene, sembrava la sua partita migliore, è uscito con espulso addirittura, quindi non si sa neanche se verrà squalificato per la prossima. E ottimi, ecco, adesso che vedo queste immagini sorrido un po' di più, perché c'è stato un ottimo segnale da parte di Gabriele Procida, che è stato schierato in quintetto per la prima volta da Martino. Stai bruciando tutte le domande di Iannazzo, ti voleva fare due domande, gliele hai bruciate tutte. Vai Ricky. Ma io in realtà ho già finito, se vogliamo parlare di Napoli-Virtus parliamo. Ah beh, certo, volentieri. Tu una domanda su Napoli-Virtus. Fagliela tu la domanda su Napoli-Virtus. Come si aggiusta la difesa che tra Eurocup e ultima di campionato non è stata un granché? Hai fatto una domanda intelligente, perché Sacripanti secondo me ha sfruttato le pecche che la Virtus aveva dimostrato già nelle prime partite, soprattutto nella sfida col Bursaspor, cioè quando va a rinforzare, a raddoppiare magari chi ha il possesso di palla, poi libera troppo lato debole e passaggi veloci consentono agli avversari di fare dei canestri facili. Quindi come si aggiusta è complicato, nel senso che secondo me ci deve essere un atteggiamento migliore da parte di tutta la squadra, soprattutto sul perimetro. La Virtus però con Napoli ha sofferto molto anche le penetrazioni, Samson e Hervey non hanno giocato benissimo, quindi diciamo che c'è stato un atteggiamento negativo generale da parte della squadra, che forse per la prima volta ha subito un po' le tante assenze nel roster. Ricordiamo che ha giocato senza Teodosic, senza JT, senza Mannion, quindi dopo l'impegno in Europa forse per la prima volta anche a livello fisico oltre che mentale la Virtus ha subito un po' quelle assenze lì. Professore, ma tu segui il basket, non Basket City? No, allora, come sport mi piace, guardo le partite, però non seguo il campionato, questa è la verità. Perché se hai bisogno di sapere qualcosa con Riccardo Corsolini sei sempre sul pezzo. Lui studia all'università un'ora e l'altra ora fa un'ora di basket, segue un po' tutto il basket mondiale, segue l'NBA, segue tutto. Ricky? Lo scambio poi veramente di regola mi interessa, quindi quando vuole veramente. Allora Riccardo, ci scambieremo l'amicizia su Facebook, allora, e magari anche l'indirizzo email, e ci scriveremo qualcosa. Sì, perché il professore poi lui è docente dell'università di queste cose qui e non solo, quindi sono materie interessanti, mi piacciono anche a me. Sono stato il primo io a fare trasmissioni, a parlare di queste cose, già quanti anni sono che ne parliamo? Ci conosciamo dal marzo 2015. Potrebbe sembrare una cosa alle volte che uno dice, Marco, invece c'entra, perché ci puoi fare due trasmissioni intere da due all'una sulle nuove regolamenti. Sono anche discorsi interessanti per uscire un po' anche da sempre dalle solite risse fra tifosi, fra virgolette, verbali. Appena Rete 8 ti allunga la trasmissione, ci buttiamo dentro un po' di argomenti. Esatto. Un po' di così, che non sono solo di cronaca. Perché tu cos'è che studi poi oltretutto? Management dello sport a Roma. Vedi? Management dello sport a Roma. Quindi non dire niente poi. Quindi. Vabbè, comunque si parla di argomenti comunque sportivi dove ci sarà diritto sicuro, ci saranno tutte queste cose che comunque nello sport sono utili a tutti. Benissimo, ringraziamo Riccardo Corsolini. Ciao Ricky. Ciao. Che dobbiamo andare in pubblicità. Ci sentiamo prossimamente, speriamo ogni tanto di parlare anche di una partita da corseare, ne abbiamo bisogno tutti. Magari già dalla prossima. Va bene. Ciao Riccardo, ringraziamo Riccardo Consolini di Radio 1909. Noi andiamo in pubblicità e poi dopo rientriamo, state con noi. Vieni a mangiare i biscotti Bubi!
No. Ma cazzo, sono per l'aria i biscotti. È che sono così buoni che io non glielo voglio dare subito alla Lara, un po' anch'io. Questo sa di tortellino, sì, di ma Macedonia, lei. Sono per Lara. Ho capito. Allora, va bene. Vieni, te lo do, vieni. Cattarcia, ma sono buonissimi questi biscotti. Questi biscotti di bubi, ma chi li fa? La famiglia Rocchetta utilizza solo prodotti selezionati di alta qualità. Oh, buoni, io me li mangio tutti. Tortellino, prosciutto, mele, ma sono buonissimi. Cazzo, ma sono per i cani. Ho capito, saranno anche per i cani, ma me li mangio tutti. Biscotti Bubi, solo nei migliori negozi di animali della tua città. Pasquale Penne ha aperto Biancofarina per offrire ai bolognesi l'esperienza della vera pizza napoletana, verace come lui, con il cornicione in vista e con ingredienti genuini e selezionati, molti dei quali provenienti dalla sua Campania. Da 4 anni di apertura riceve la riconoscenza del Gambero Rosso e 50 top pizze categorie eccellenti. La passione e gli ingredienti di Biancofarina fanno delle sue pizze l'eccellenza della tradizione culinaria. Biancofarina, via Zampieri 36, Bologna. È bello canticchiare con vivacità, sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. Eccoci qua con la nostra sigla dinamica e ritmata, perché quello è un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Stavamo dicendo prima, abbiamo parlato di basket, ma questa settimana è stata una settimana buia. Abbiamo ancora una slide da farvi vedere nell'ambito delle regole possibili e probabili del futuro prossimo del calcio, perché all'improvviso poi succederà, come dicevamo prima, quando hanno tolto il passaggio indietro. Sono già passati quanti anni? 20, 30? Ma immagino qualcosa intorno al 73-75. No, di meno. No, 73 negli come anni. Anni? No, per me... Prima? No, sarà stato negli anni 80. Ah, io adesso quello non c'ero, non te lo so dire. No, perché io ho giocato col passaggio indietro. Io giocavo che si passava al portiere, che l'allenatore si incavolava. Comunque... Non riusciamo a farla vedere. Qual era la quinta slide? A memoria non me la ricordo. A memoria non te la ricordo, è lo stesso, però diciamo che era una, allora te ne dico una io. I 5 decreti attuativi. No, non era. Adesso dopo rimessa laterale l'abbiamo già fatto. La rimessa laterale l'abbiamo già trattata. Vabbè, lo stesso, dai. Ne parliamo adesso dopo quando la trova, tanto sì. Ormai siamo arrivati. Natascia, mi dicevi? Sì, dicevamo che questo weekend è stato un weekend molto importante dal punto di vista calcistico, un po' in tutta Europa, perché abbiamo avuto una partitona come Liverpool e Manchester United, Barcellona e Real Madrid, e ieri c'è stato il derby d'Italia, dove io ho presenziato a San Siro, tra Inter e Juventus. Una partita bella, molto bella, molto. San Siro era pieno. Diciamo, San Siro era pieno al 75%, la prima partita al 75% ho mangiato a Milano. No, ma non dentro lo stadio. No, dentro lo stadio. Il campo era perfetto, il clima meraviglioso, si stava benissimo, sembrava primavera. La partita è stata molto bella, tra l'altro io mi sono goduto i due gol in prima linea, perché ero nel primo anello blu, quindi entrambi i gol, sia dell'Inter che della Juventus, sono stati fatti verso la porta. Il gol della Juve poi è stato un rigore un po' contestato. È stato un rigore che infatti io contestavo un po', perché sai, vederlo su DAZN è un discorso, la partita, vederla allo stadio è tutta un'altra cosa, ed effettivamente eravamo tutti un po' spiazzati, perché l'azione era arrivata dall'altra parte del campo ed è stato dichiarato un rigore per la Juventus sotto la nostra porta. Insomma, da spettatore questo VAR non mi piace tanto. Non ti piace? No. Mi piaceva più la vecchia maniera: se l'arbitro fischia il fallo è fallo, se l'arbitro non lo fischia. A proposito di regole, prof, abbiamo parlato qui del VAR più di una volta, però ancora una vera e propria regola conclusiva che dice no sul VAR quando decide di andare a vedere o non andare a vedere, qui non l'ha ancora capito nessuno. Beh, allora l'arbitro viene chiamato talvolta a... ma c'è un no. Non c'è. L'ultima decisione spetta all'arbitro in ogni caso, anche se viene chiamato,
Anche se viene chiamato, certamente. Ma quando viene chiamato? Perché ci doveva essere un regolamento sul quando. Allora, il quando viene chiamato, ci sono delle situazioni in cui il VAR può intervenire. Quindi di fatto ci sono le classiche situazioni che conosciamo tutti. Una fra tutte è quella della possibilità di concedere calcio di rigore. Una cosa è certa, ritornando alla partita che ha visto Natasha, quel rigore alla Juventus, io sono juventino, senza VAR non l'avrebbero mai dato, no. Ma proprio mai, perché andarsi a ricordare dove aveva il piede l'attaccante della Juventus, come e dove è stato... Città normale non l'avrebbero mai dato. O l'arbitro o lo fischiava subito e ci sarebbero stati insulti, no, di ogni tipo. Col VAR dicono è stato rivisto, l'azione è quella, rigore all'88esimo. Quindi... Vedere la Juve che non gli fischiano il rigore subito in un episodio semidubbio è strano, vuol dire che sta cambiando un po' l'aria. No, ma l'arbitro che era lì vicino e ha lasciato andare. Infatti l'arbitro ha seguito l'azione opposta, sì, sì, è andato nella tre quarti, sì, della tre quarti d'attacco dell'Inter, appunto. Esatto. E poi è stato chiamato VAR ed è stato sancito il calcio di rigore. Ne verremo mai fuori, secondo voi, prima Iannacci e poi Lorenzo? Dal VAR? Da questa cosa, allora, di quando lo guardi, perché a noi ci è capitato, sì, col Bologna, vi ricordate, sì, che sì, non sì, l'hanno sì, guardato, sì, due o tre volte, perché non hanno guardato il VAR? Poi invece stavolta l'hanno guardato. Allora, poi... secondo me, in generale, il VAR è una cosa positiva, perché comunque ha eliminato tanti problemi, il fuorigioco, anche se adesso lì si dibatte di fare la tolleranza di 10 centimetri e non più la riga. Secondo me nelle situazioni oggettive il VAR è fondamentale. Io inserirei la richiesta della panchina, come viene fatto ad esempio nel basket. Cioè la panchina chiede... come nella pallavolo, il check. Con il volley. Il check. L'occhio di falco del tennis. Per esempio, ero a Napoli, Scariolo ha chiesto a un certo punto di andare a vedere se un fallo era antisportivo, era un fallo che poteva cambiare la partita. Quanti ce n'è nel basket? Tre? Ce n'è due, direi. Due, però non però forse anche questa potrebbe essere una bella idea. Certo. Limitandoli. Che la panchina può decidere quando vuole. Sì, limitandoli ovviamente. Esatto, come certo. Sì, chiaro, praticamente ormai c'è in tutti gli sport, nel tennis, nella pallavolo, esatto, nel calcio sembra che quando vuoi mettere una regola che... Ma nel volley non credo bene che siano limitati, puoi chiederlo tutte le volte che vuoi. Sì, non lo so. Nel volley puoi chiederlo tutte le volte non che credo, vuoi. Sai. Non vorrei mai che, dando la facoltà alla panchina di chiamare il VAR, continuo. Capisci bene che potrebbe essere strumentale. Tre li devi mettere. Io però, come ad esempio guardando molto tennis, lì te la devi gestire, se chiami una pallina, esatto, fuori che è palesemente, cioè una pallina dentro che è palesemente fuori. A proposito di tennis, una chiamata che mi avete proprio fatto ricordare, allora, ha vinto qualcosa? Questa settimana, questo weekend è stato molto importante perché Sinner ha vinto il torneo di Anversa, è il quinto torneo ATP in questo 2020 e in 2021 ed è molto importante perché Sinner si avvicina alle Finals di Torino. Ed sarebbe molto, molto bello, insomma, se questo ragazzo, tra l'altro, si avvicina anche alla top 10, quindi insomma è un ragazzo che sta scalando, in questo torneo ha mantenuto una forza mentale, è stato un torneo praticamente perfetto anche in semifinale e in finale ha trovato dei tennisti molto buoni ma li ha completamente distrutti. Sì, 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 c'è da dire che venne molto criticato, no, quando non andò alle Olimpiadi di Tokyo. Però forse ha avuto ragione, perché si è preparato in quel mese a questi tornei, da settembre a ottobre, tra settembre e ottobre lui ha fatto dei gran tornei, ha portato a casa molte vittorie, quindi forse quella non partecipazione alle Olimpiadi gli ha fatto molto sono bene. D'accordo, un sacco di persone infatti mi dissero all'epoca ma ha sbagliato, io ad esempio pensai la stessa cosa di Djokovic, secondo me lui avrebbe dovuto ad esempio non fare le Olimpiadi. Invece si è sovraccaricato di lavoro, se Sinner in quel momento non si sentiva pronto evidentemente ha, esatto, fatto bene a dedicare tempo e adesso praticamente sta facendo una corsa a tre insieme ad altri due tennisti, uno è Norri, l'altro è Urkacz se non sbaglio, mm-hmm, che comunque richiede una serie di vittorie consecutive e quindi non poteva essere stanco dalle Olimpiadi, cosa che invece altri tennisti hanno fatto e l'hanno ripagato poi dopo. Allora intanto mi arriva un aggiornamento, vedi che i nostri ascoltatori sono molto attenti, mi dice Patrizio Giusti, che saluto, tifosissimo del Milan tra l'altro, che nel 1982 non si passa più indietro la palla al portiere, quindi una legge, infatti mi ricordavo perché io giocavo che si passava indietro e mentre giocavo cambiarono. Ringraziamo Patrizio e tutto, un saluto a tutta Baigno, andiamo in pubblicità, poi l'ultimo stacco.
Tra impasti di farina, uova sbattute, patate da friggere, la Giovanna Medicina porta avanti la tradizione emiliana. Vi aspettiamo per assaggiare i nostri menù anche nel Mega Gazebo all'aperto. Via Fava 184, Medicina, Bologna, 051 857 457. Maresca e Fiorentino raddoppia. Oltre alla rinnovata sede storica di Borgo Panigale, da oggi è presente con un nuovo showroom a San Giorgio di Piano con l'outlet di auto a chilometri zero e aziendali del gruppo FCA, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth. Maresca e Fiorentino, a Borgo Panigale, in via Marco Emilio Lepido e a San Giorgio di Piano sulla via Galliera. Telefono 051 641 9811. Sul web marescaefiorentino.com. Suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60. Un piacere da ascoltare. Tra impasti di farina, uova sbattute, patate da friggere, tra bistecche, cotolette alla bolognese, spezzatini e storici dolci, la Giovanna Medicina, con a fianco il figlio Claudio e le nipoti Clarissa ed Eleonora, portano avanti la tradizione emiliana. Ora, anche nel rispetto della salute, con l'esclusivo dispositivo filtrante d'aria a zero batteri. Vi aspettiamo per assaggiare i nostri menù anche nel Mega Gazebo all'aperto. Trattoria Pizzeria Giovanna, via Fava 184, Medicina, Bologna, 051 857 457. Continuiamo il servizio di consegna a domicilio in tutta la provincia. Allora, vi ripeto per bene, perché forse io ho avuto un weekend difficile, sono un po' impalugato. Volevo dire 1992, mi hanno detto che si è capito 82, che fu la Danimarca, conquistò il trofeo quando giocò il 56enne Peter Schmeichel, che mostra come la... Vabbè, comunque non leggo perché non ci vedo, ormai mi sa che sono da occhiali. Ma in questo weekend è successo un altro evento importante, la vittoria di Italian Dream di Marvin Vettori contro Paolo Costa. È una vittoria molto importante perché rispettivamente Paolo Costa secondo e Vettori quinto. È stata una vittoria molto importante anche perché è arrivata a seguito di polemiche, in quanto Costa si è presentato allo scontro molti chili in più di quanto sarebbe dovuto essere. Vettori ha resistito e ha vinto, nonostante ci siano stati dei colpi veramente molto duri da parte di Costa. Era verso l'una di notte, è arrivato un calcio verso il collo a perché Vettori. Lo sport che sport è? UFC. UFC, è combattimento. Non è l'MMA? No. Cos'è, tipo Thai box? Io scusate, ma non lo so bene. Cos'è, calci e pugni? Sì, cioè è una delle arti marziali miste, insomma, però non è MMA. Quindi ti arrivano da tutte le parti? Sì, quindi gli è arrivato un calcio nel collo e lui è riuscito a mantenere... cioè non è caduto e ha... Ma fai una prova, Zazzo. Devi dargli un'occhiata perché è veramente interessante. E Vettori è una nostra eccellenza. È l'unico, è nostro italiano, sì. Ah, bene. È l'unico, tra l'altro. Di Bologna, sì, comunque è nella top 5. Ma di dov'è? Non è bolognese? Non è bolognese. Non è bolognese. Nostro, nel senso italiano. Va bene, allora intanto siamo arrivati ai saluti, proveremo a fare un collegamento via Skype col professore, però è più difficile l'argomento tuo, perché hai visto com'è su Skype, no? O parla certo. Uno o parla l'altro, è difficile interagire, perché è un po' complicato, poi te lo spiego. Siamo arrivati alla conclusione di questa settimana, vi ricordo che giovedì sera molto probabilmente guardate su 7 Gold il 13, perché ci dovrebbe essere Napoli-Bologna con un collegamento dalla famosa panchina di Lucio Dalla. Dovrei esserci io, comunque voi controllate, tanto qualcosa può sempre succedere. Io intanto ringrazio il professor Pierluigi Vigo, che tornerà a Torino adesso fra poco.
Grazie a voi, grazie Enrico, grazie Natascia. Speriamo di vederci grazie presto. Grazie a lei, è stato un piacere. Mi ha ospitato di nuovo, grazie. Tanto, sono cose comunque interessanti perché lo sport è fatto anche di regole, soprattutto di regole che non si sanno mai. Alla fine uno dice ma com'era la regola, come non era, quindi ogni tanto qualche nozioncina, poi se ci sono delle regole nuove tutto può succedere. Ringrazio Ale Iannazzi che se ne torna a Radio Nettuno Bologna 1. Sì, esatto. Che fa il programma sabato. Sì, giovedì dalle 18 alle 19 per i tifosi della Virtus, anche se ci seguono molti fortitudini perché comunque... Certo. Ma vi infamano con dei messaggi? No, si fanno anche domande. Ah. E poi il sabato invece su Virtus e Fortitudo, insomma, riusciamo un po' a parlare del weekend delle due bolognesi. Cioè noi qui a 442 abbiamo delle eccellenze, vi portiamo proprio, l'unica non eccellenza sono io. Però io sono eccellente in comunicazione, state attenti. Ringrazio Lorenzo Cavazzini di giovanireporter.org. Vedi che... Lorenzo Bezzi ti ringraziamo il direttore generale Lorenzo Bezzi, sì. Il direttore artistico e il direttore futuristico, e anche voi state trattando varie situazioni che pian piano durante l'anno vengono sviluppate. Natascia Ketchup dopo un weekend in Piazzola tutto sorridente. E a San Siro la domenica. Sono già pronta a tornare in Piazzola venerdì e sabato. Bene, ci troveremo allora lunedì prossimo, ma ricordatevi giovedì di dare un occhio su 7 gol perché ci sarà un Napoli-Bologna da non perdere, perché chissà che non gli facciamo un altro sgambetto, chissà. Un saluto a tutti, ci vediamo lunedì. Ciao!